Voglio subito togliermi una curiosità per quanto riguarda, voglio coinvolgere soprattutto Marco Amorillo. Io ti ho visto a Quelli che il calcio e praticamente hai preparato una pizza gigante in onore di Simona Ventura, ma soprattutto del Napoli, della squadra partenopea. E questa volta, quest'oggi però ci hai portato un'altra cosa, ci hai fatto un'altra particolarità, un'altra primizia, che poi andremo a vedere. Cosa? E niente, il prodotto che mi ha portato oggi ovviamente è il tema della giornata, è un prodotto fatto senza glutine, è un prodotto che oggi ovviamente è proiettato sul grande mercato perché visto la grande richiesta di tante persone che anche come me, perché lo voglio dire, approfitto di questa circostanza anche davanti a una telecamera perché non mi vergogno di dirlo, che oltre che essere bravo come dite voi, e io vi ringrazio tanto, fa fare la pizza senza glutine. Dopo tempo mi sono riscontrato anche celiaco. Ecco, allora la pizza non solo per gli altri, ma anche per me stesso. Quello che cerco di fare bene per me stesso lo faccio sicuramente meglio anche per gli altri, per avere dei giusti, ovviamente, riconoscimenti. E niente, ho portato con me qui Michele, che è un mio allievo, perché Umberto, che io lo ringrazio tanto, a lui e tutta la sua famiglia che oggi ci ha portati qui davanti a voi. Ad illustrare questa tematica che è la pizza senza glutine, ho portato Michele, che è un mio allievo, è veramente un prodigio perché si sta dando da fare nel suo diciamo, locale di Casella in Pittari a fare questa pizza. E poi Saverio Ciampi, ovviamente il mio amico, mio fratello di avventure di ogni giorno, che lui, a differenza di noi che lavoriamo senza glutine, lavora con prodotti decisamente carichi di molto glutine perché fa la pizza. Quella acrobatica, quella che fa giocare i bambini e che fa divertire in televisioni e tante altre cose. Però io un attimo, un passaggio lo devo fare per quello che lui, il giornalista, ha menzionato per la pizza a Simona Ventura. È stata una bellissima esperienza, in quel momento anche diciamo acrobatica, perché la cosa bella è che il Napoli con il Bologna ha saputo fare bene, ha saputo vincere per 2-0. E abbiamo fatto un evento veramente alla grande in quella occasione. Essere con i pizzoli napoletani su Rai 1 vuol dire avere dei grossi riconoscimenti, poi essere apprezzati a livello nazionale e internazionale per i nostri colori partenopei, e che sono i colori che, per la quale oggi noi siamo qui, perché portiamo avanti un discorso, un modulo importante con Caputo e con tanti altri sponsor qui presenti che ci danno prodotti sicuramente buoni per poter lavorare. Siamo stati riconosciuti veramente come uno degli spazi più importanti, più gettonati di tutto il programma annuale di Quelli che il calcio. Abbiamo avuto tanti ringraziamenti anche da Simona Ventura, con tutti i suoi ovviamente registi intorno e che aveva lei. E che dire, che il Napoli ha saputo fare bene e che noi siamo stati fortunati. Io vi ringrazio, passo la parola di nuovo al giornalista. Però a proposito di quello che dicevi, voi prima della trasmissione avete preparato qualcosa. Allora vediamo un po' cosa avete preparato in cucina. Con Michele siamo al momento della preparazione. Cosa di speciale questa farina per celiaci? Allora, è una farina che non contiene la proteina del glutine, quindi è una farina senza glutine, proprio per chi è intollerante a questo tipo di proteina. Si lavora l'impasto con acqua, sale, lievito e farina. Visto che è un impasto un po' più duro rispetto al normale, è sensazione o è così? Duro no, diciamo che è molto difficile da lavorare, però più o meno la consistenza è la stessa. Ed ora è il momento della stesura e della preparazione per poi mandarla in forno. Largamente quindi è come il disco della pizza normale. La pizza con un po' di attenzione in più, visto che la pasta è molto più delicata, perché non ha la proteina legante che è il glutine, quindi si potrebbe rompere, bisogna fare molta attenzione. Il cornicione ha la stessa funzione di una pizza normale. Si lascia un po' di cornicione giusto per non far notare nessun tipo di differenza, anche perché l'individuo che ha questo tipo di intolleranza, noi cerchiamo di non farlo trovare in disagio, per portare a tavola, diciamo, almeno all'aspetto estetico, lo stesso prodotto, così non si creano disuguaglianze.
allora pronto si appongono normalmente gli ingredienti. Ingredienti come una classica pizza normale. Iniziamo dal pomodoro. Dopo ho messo pomodoro, basilico e mozzarella, un po' di olio ed è pronto per essere infornato. Abbiamo visto la preparazione in cucina e stiamo vedendo il prodotto finito. Una pizza senza glutine. E ringraziamo anche Umbertino per averla portata. Ma una pizza, se posso interferire, a stile guappo, quindi a questo punto possiamo anche farci una chicca nostra musicale che fa scena della bagnola e malavita che tu cosa sai sta serenata. Io sono innamorato di Margarita, a femmina più bella rambrascata. Scena da vaiuna e malavita. Grazie. Grazie Pietro, però io mi voglio collegare un'altra volta con Enzo Maione per porre delle domande ai nostri ospiti. Ci sono delle domande da Manuela da Pescara, che dice: la pizza per i siciliani, pur essendo senza glutine, ha un sapore simile a quella tradizionale o un sapore nettamente diverso? Marco. Allora, carissima Manuela, la pizza per i celiaci è una pizza uguale a tutte le altre pizze. L'unica differenza è che nella produzione del prodotto, la materia prima per fare questa pizza, non ci sta il grano, ma comunque ci sta la farina, che è farina di patate, farina di riso, farina di mais, perciò la pizza è buona lo stesso, può essere migliore, può essere meno migliore, è il gusto del cliente che la consuma che decide com'è il prodotto per il suo palato. Grazie Manuela. Grazie Marco. Vedi, manco a fare apposta, ci congiungiamo con la stessa domanda che dice: e ci sono clienti che pur essendo celiaci preferiscono la pizza senza glutine, che giustamente forse è più buona. Non è che è più buona, perché molte persone riscontrano che oltre al sapore, che già prima dicevamo che ovviamente è soggettivo, ci sta un altro riscontro importante, che molte persone, non essendoci glutine in questo tipo di pizza qua che tengo in mano, che ha fatto Michele e qui prima ha fatto vedere mentre la infornava e la stendeva con tutte le cure del caso, è una pizza che è molto più digeribile. Questo, diciamo, è una cosa particolare, ma non perché è una pizza fatta per chi ha questa diciamo intolleranza o questa limitazione alimentare, perché la pizza per la limitazione alimentare è una questione. Nel momento che la mangia un non celiaco diventa comunque un prodotto di consumo tradizionale, che sempre pizza è, ma riscontra che è un prodotto molto più digeribile perché ovviamente non c'è il glutine, perché come tutti sanno il glutine è quella proteina, quella particella della farina che la rende collosa. E dico, quando parliamo di colla parliamo di pizza acrobatica, che abbiamo Severo qua che è bravissimo, in questa cosa. Che per poi questa, vedremo. Perché poi vedremo per questa cosa. Allora, questa pizza è buona per tutti. È una pizza, è un prodotto per tutti, che conquista tutti. Ovviamente per i celiaci, come dicevo prima, e questo fatto lo ribadisco perché è importante, è per una limitazione alimentare. Ma non perché gli altri non la possono mangiare, anzi, mangiatela tutti perché è buona, ve lo garantisco io. Parola di guappo. Ma sempre gli antichi sapori regionali, sempre su Facebook vogliamo ringraziare Manuela e anche Francesca da Cosenza, che dice: quali sono i costi per i cibi per i celiaci? Questa è una domanda molto intelligente, perché la domanda che noi che lavoriamo in questi locali e chi fa pizza senza glutine, e abbiamo qui ecco anche Michele, che lui penso che come me condivide questa, questa domanda, perché è la cosa più veramente intelligente che potesse fare questa signora in questo momento, è proprio sui costi, perché i costi sono un pochettino ancora alti, ancora molto alti. È vero, dice, spesso gli acquisti in farmacia sono veramente, veramente proibitivi. La stessa cosa vale per la pizza?
No, per la pizza no, perché la pizza è un prodotto trasformato in pizzeria, non è un prodotto industriale, è preparato da un'azienda che fa il prodotto e lo manda in farmacia. Per fortuna la pizza in farmacia, carissima, non ci è arrivata, la mangiamo in pizzeria e la possiamo gustare sicuramente meglio di un prodotto di farmacia. Quindi il prezzo è lo stesso, giustamente. E il prezzo anche per, chiedo scusa, per una condizione sociale, come noi pizzaioli, perché siamo noi pizzaioli che lavoriamo anche a scopo sociale, non solo a scopo di lucro. In questo caso con la pizza senza glutine la facciamo pagare al prezzo normale delle pizze tradizionali in pizzeria. Viva la pizza senza glutine, allora! Grande, sempre! Ok,